Buonasera a tutti, è appena terminata la partita tra Ultimi e Chiquita Team con l'incredibile risultato che vede vittorioso il Chiquita Team per 7-6. Qui con noi Mario Giuffrida, oggi Mario migliore in campo, meno di me, c'è ecco a te, e doppietta personale. Avete giocato una bellissima partita, ma diciamo partendo dalla fine proprio della partita avete rischiato veramente di buttare questa vostra prima vittoria. Sì, c'è stato un problema di concentrazione della squadra. Quando stavamo credo 3 o 4 gol avanti, non si sa perché, ci siamo disuniti. Come c'è capita in Serie A, questi caldi di tensione, capita anche a livello materiale, anzi a maggior ragione, certo. E dobbiamo essere più concentrati secondo me, perché cioè così non si va avanti in testa. Magari se anche tecnicamente siamo buoni, ok, però ci vuole un minimo di cervello nel calcio. Certo, comunque possiamo attribuire questa, appunto, questo calo proprio di al concentrazione vantaggio. Al forte vantaggio che comunque avevate, perché avete comunque disputato davvero un'ottima partita nel primo tempo, cioè non c'è stata fondamentalmente storia, forse anche perché i vostri avversari hanno uscito la loro cattiveria al secondo tempo. Ma comunque il primo tempo nettamente superiore. Complimenti a loro che hanno messo grinta. Secondo me se durava 5 minuti la pareggiavano questa partita, perché nel calcio adesso è tutto. Nonostante tutto, questa vittoria dà morale alla squadra, visto le due sconfitte anche un po' immeritate. Eh sì, ci voleva dopo tre partite una vittoria, finalmente speriamo di migliorare. Vabbè, ringraziamo Mario Giuffrida e a dopo per l'intervista. Io Antonio Nicolosi per la squadra degli Ultimi. Antonio, una partita veramente incredibile. Primo tempo disastroso per la tua squadra, secondo tempo a dir poco arrembante, visto la quasi vittoria che avete avuto. In realtà è una sconfitta, ma per quello che avete fatto vedere nel secondo tempo, comunque può dare morale alla squadra. Secondo me la squadra è riuscita a fare arrivare meno un gol, perché la squadra secondo me dopo essersi portata in avanti di 4-5 gol, se non mi ricordo, e ha mollato un po', e quindi ci siamo fatti un po' avanti noi, ma non, il gioco non era fluido, era un ping pong. La squadra ancora deve migliorare moltissimo. Avete fatto molti gol grazie a contropiedi, infatti. Sì, veloci, tutti contropiedi, gol alcuni fortunosi, e ancora un bel po' di strada da fare. La partita è stata corretta, è stata una bella partita. E complimenti agli avversari, sono davvero bravi. Comunque avete sicuramente dimostrato di essere una delle squadre più forti del girone. Ci proviamo. Va bene, ringraziamo Antonio Nicolosi e ci vediamo lunedì per l'altra partita. Grazie.